poche ore dalla notizia dell'indagine a carico del sindaco Marco Ballarini, i vertici dei partiti del centro-destra magentino si riuniscono in una conferenza stampa all'Hotel Diamante di Corbetta per lanciare la loro coalizione che correrà le elezioni di ottobre contro il primo cittadino uscente. A breve verrà presentato il candidato e il programma, come afferma Roberto Grittini, consigliere comunale della Lega in città. Fratelli d'Italia ha sempre chiesto centrodestra unito, con persone che riescono a tenere il centrodestra unito. Questo è l'obiettivo di quanto stiamo esponendo oggi. Chi oggi rappresenta il centrodestra è a questo tavolo. Il centrodestra non chiude le porte a nessuno, il centrodestra dialoga con le realtà civiche del territorio che esistono e che stanno nascendo e che esisteranno. Noi siamo disposti a parlare con chiunque, a patto che si parli tra persone e con cognizione di causa del centrodestra. Ovvio che personaggi che si sono autovoluti escludere non possono parlare con noi. Abbiamo un metodo nell'amministrare che è quello della partecipazione, dell'ascolto, del coinvolgimento. Uno può essere anche bravo, se pensa che il sindaco è l'imperatore che comanda senza guardare e confrontarsi con nessuno, ha sbagliato casa. Credo veramente che in questi ultimi anni Corbetta, che è stata guidata da un sindaco, possiamo dire è stato anche accostato vicino al nostro partito per un certo periodo, ma insomma un sindaco che però dal mio punto di vista non ha saputo mai fare squadra con gli altri comuni del territorio, con i sindaci del territorio. Nel nuovo quadro politico corbettese scoppia però un caso non da poco. In Forza Italia Alessio Urbano, presidente del Consiglio Comunale e fedelissimo del sindaco, continuerà a sostenere Ballarini, mentre per il partito chi starà con lui dovrà andarsene. L'altro nodo da sciogliere resta il ruolo del sindaco, che dopo le elezioni del 2016 rivestì il ruolo di coordinatore di zona di Forza Italia, rimarcando sempre di non essere tesserato. Ma se il consigliere regionale Gianluca Comazzi dice che la carica sia decaduta, sempre Urbano la vede ancora nelle mani del sindaco. Una situazione che, oltre ai due candidati della stessa area, si aggiungerà ai motivi di divisione dell'elettorato del centrodestra corbettese.